Buonasera e benvenuti da parte di tutta la redazione di Imperia TV. La formazione politica di Totti Cambiamo potrebbe non essere presente con il simbolo alle prossime elezioni regionali. Sembra che la scelta di Totti sia infatti orientata più su una lista civica per non compromettere le alleanze con il resto del centrodestra, in particolare in un servizio. In occasione delle prossime elezioni regionali in Liguria, il simbolo di Cambiamo, la formazione politica creata dal presidente della regione Giovanni Toti, potrebbe non essere sulla scheda elettorale. Anche se non direttamente, è stato lo stesso Toti a lasciarlo pensare, parlando apertamente di una coalizione a suo sostegno formata da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Liguria Popolare e una lista civica del presidente. La prima uscita ufficiale di Cambiamo alle recenti elezioni in Emilia-Romagna, con uno scarso 0,3% di consensi, non è stata certo una buona performance. Ma stando ai ben informati, non sarebbe questo il motivo del passo indietro di Toti, ma piuttosto si tratterebbe di un gesto per non creare problemi e malesseri nella coalizione, soprattutto rispetto all'appoggio di Forza Italia, che sebbene più volte annunciato, deve essere confermato in via definitiva da Silvio Berlusconi. Il centrodestra, quindi, da come appaiono oggi le cose, dovrebbe sostenere la candidatura alla presidenza di Toti quale candidato indipendente, con le liste di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Liguria Popolare e una lista civica. Toti presidente. Gina Cetrone, già consigliere regionale del PDL nel Lazio, è stata arrestata dalla squadra mobile di Latina insieme ad altre quattro persone. L'accusa a vario titolo è di estorsione, atti di illecita concorrenza e violenza privata con l'aggravante del metodo mafioso. I fatti si riferiscono al 2016, quando, secondo alcuni collaboratori di giustizia, la Cetrone si avvalse di personaggi della malavita per riscuotere crediti e sostenere la sua campagna elettorale. Su molti media nazionali si è diffusa la notizia che la Cetrone fosse la coordinatrice regionale per il Lazio di Cambiamo, la formazione politica di Giovanni Toti, ma lo stesso Toti in una nota ha smentito nettamente tale fatto, parlando di notizie false e diffamatorie. L'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti si è incontrato con il commissario della Piaggio ed è intervenuto nella vicenda del salvataggio di azienda e posti di lavoro. Benveduti sottolinea la necessità di un piano strategico da parte dei ministeri competenti. Vediamo. Passato il peggio, occorre rimettere in pista Piaggio Aerospace, ma i ministeri competenti devono fornirci un piano strategico per l'intero comparto della difesa. È quanto evidenzia l'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti, dopo un incontro di ieri con il commissario straordinario di Piaggio Aerospace Vincenzo Nicastro e le rappresentanze sindacali. L'assessore ha anche evidenziato che i sindacati hanno confermato che nel breve termine sono state avviate attività e commesse che dovrebbero pian piano recuperare lavoro e produttività, facendo rientrare parte dei lavoratori dalla cassa integrazione. Benveduti ha detto di aver apprezzato nei colloqui con il management il grande lavoro svolto dal commissario, che è riuscito a stabilizzare un paziente che appariva inizialmente gravemente malato e ha sottolineato l'urgenza di arrivare in tempi brevi al bando di gara per la cessione, analizzando con grande cautela i possibili pretendenti per evitare che questa eccellenza italiana diventi l'ennesima dismissione e perdita di competenza della nostra nazione. Il nostro auspicio, dice Andrea Benveduti, è che questa realtà di tecnologia rimanga in un perimetro che rispetti l'interesse nazionale, i lavoratori e le parti sindacali, che in questi mesi di difficoltà hanno dimostrato un grande senso di responsabilità, interpretando in maniera sempre molto costruttiva e responsabile il loro ruolo. Vertice a Roma per il futuro dei collegamenti fra Ventimiglia, Cuneo e Nizza. All'incontro con ANAS e Ministero ha presenziato anche il presidente della provincia di Imperia, Domenico Abbo, in particolare in un servizio.
Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una delegazione dei comuni della provincia di Imperia, rappresentati dal presidente Domenico Abbo, nonché il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi e il sindaco di Roccavione Germana Avena, hanno incontrato i tecnici del Ministero e i vertici dell'ANAS alla presenza del sottosegretario Salvatore Margiotta e del parlamentare ligure Franco Vazio per fare il punto sui lavori del tunnel di Tenda e sulle problematiche relative ai collegamenti ferroviari fra Ventimiglia e Cuneo. Il presidente Abbo ha parlato di un incontro proficuo nel quale gli amministratori locali hanno chiesto con forza la ripresa dei lavori per la realizzazione del nuovo tunnel. Il sottosegretario Margiotta e i vertici dell'ANAS hanno garantito che il prossimo 4 febbraio ci sarà l'incontro con la ditta appaltatrice per dirimere i punti ancora controversi. È stata inoltre data assicurazione che i lavori di manutenzione nel vecchio tunnel saranno iniziati a breve e non creeranno gravi disagi alla viabilità, essendo stata ipotizzata la sola chiusura notturna del tunnel per un periodo di 4-5 settimane. Per quanto concerne la ferrovia Cuneo-Nizza, dal vertice è emerso che la convenzione italo-francese è pronta e può essere firmata a breve. Sia il tunnel del Tenta sia la ferrovia saranno sul tavolo dei presidenti e relativi ministri nel summit Conte-Macron del 27 febbraio a Napoli. Fra i progetti della regione per Ventimiglia anche la realizzazione di un palasalute. L'ipotesi è di crearlo ex novo su un terreno preferibilmente di proprietà comunale, ma non si esclude anche di riscattare una struttura già esistente. Sentiamo al riguardo l'assessore regionale alla sanità Sonia Viale. Assessore Viale, poco fa abbiamo appreso questa notizia di un palasalute a Ventimiglia, la cosa è fattibile? Ma certamente, non è una, ovviamente un'improvvisazione dell'ultimo momento, ma è una riflessione sui bisogni di salute di questo territorio che è in atto da tempo, addirittura con la precedente amministrazione comunale, ma non si era mai riuscito a individuare il luogo dove realizzarlo. Nel momento in cui sta diventando certezza e concretezza la gestione privata dell'ospedale San Charles, è chiaro che oltre ad avere la riapertura del pronto soccorso, la popolazione del distretto Ventimiglia, che conta 70.000 persone circa, avrà bisogno di avere un ambulatorio cosiddetto Casa della Salute, un po' come quello che i cittadini conoscono, è stato realizzato ad Imperia ad esempio, dove tutti gli ambulatori appunto e tanti servizi sono raccolti in un unico edificio, comodo per i parcheggi, comodo per non dover peregrinare tra varie stanze, tra vari edifici, condomini nella città. Quindi io penso che questo sia una risposta importante ad una comunità come quella di Ventimiglia e comprensorio che è nell'estremo ponente della Liguria, ma che anche con questa visita della giunta regionale dimostra di essere comunque al centro dell'attenzione politica. Ancora un incidente legato al distacco di una copertura di una galleria lungo la A26. L'episodio si è verificato a Ovada, dove un'ondulina in lamiera di una galleria si è staccata dalla parete ed è finita sotto un camion in transito, danneggiando gli impianti elettrici e idraulici del mezzo. Per fortuna non si sono registrate conseguenze peggiori. Sono stati presentati a Genova i lavori relativi alla riqualificazione dell'area dell'ex mercato di Corso Sardegna. Gli interventi che ridaranno vita ad un complesso chiuso dal 2009 termineranno nell'autunno del prossimo anno. Vediamo il servizio. Stanno buttando giù quello che resta delle cose che vanno da demolire, vedo che ci sono i getti d'acqua, quindi questo sicuramente tranquillizzerà molti. Stiamo seguendo tutte le procedure più moderne e anche sulla base dell'esperienza che abbiamo avuto negli ultimi anni qui a Genova, le cose vanno bene. Ci aspettiamo lavori veloci, ci aspettiamo che le cose vengano fatte bene, il progetto è veramente un progetto che darà all'area un valore importante. Oltre ovviamente a tutti i servizi che sono compresi, incluso ad esempio i parcheggi, però ci sarà molto verde e ci sarà sicuramente una riqualificazione completa di quest'area di Marassi, di cui noi siamo assolutamente contenti. Questo è uno dei cambiamenti importanti, un luogo da molto tempo abbandonato che aspettava di essere recuperato e che oggi finalmente vede iniziare i lavori per diventare un posto fruibile dai cittadini e riqualificante per l'intero quartiere.
Questa è una superficie di circa 23.000 metri quadri, è un intervento che coniuga quelle che sono le esigenze della modernità, le esigenze del quartiere, con un risanamento conservativo di questi immobili che sono molto belli e che verranno salvaguardati. Si tratta di un investimento di 27 milioni di euro e qui voglio dire una cosa importante, è un project financing, non abbiamo avuti molti negli ultimi anni, è il futuro. Soprattutto se consideriamo il fatto che le amministrazioni pubbliche per evidenti motivi hanno sempre minori risorse. Quindi oggi vediamo la capacità di un'amministrazione di creare sinergie con il privato per realizzare grandi opere pubbliche. Il municipio è contentissimo dell'inizio delle demolizioni, sono passati troppo anni, ecco, ci auguriamo che non ci sia nessun tipo di stop e si possa quest'area restituirla veramente ai cittadini. Lo siamo immaginato esattamente come lo vedete nel render dall'altra parte e come si può vedere già dal vivo. Quindi quando uno entra, innanzitutto entra in questa corte con edifici restaurati e questo è il primo importante passo del progetto, restaurare gli edifici perché sono edifici vincolati e perché sono edifici storici di valore, molto importanti al di là della singola architettura per il complesso unitario che l'antico mercato costituisce. Questa prima fase si concluderà il 20 di maggio, dopo dal 20 di maggio inizierà l'attività di restauro vera e propria, tutta la partita legata al consolidamento sismico e alle attività che poi porteranno con le impiantistiche e con tutto quello che riguarda le unità che verranno poi all'interno, compresa la copertura in vetro, questo che è parziale, però c'è anche tutta una copertura in vetro molto bella. Creare un distretto olivicolo che coinvolga il territorio da Ventimiglia ad Arnasco, con i musei di frantoi storici quali punti di riferimento della cultura dell'olio. È l'idea proposta alla Camera di Commercio d'Imperia dall'ONAO, l'organizzazione degli assaggiatori di olio d'oliva. Ai nostri microfoni il presidente di ONAO, Lucio Carli. Lucio Carli, ONAO di ritorno da Genova, questo quinto meeting internazionale con anche il premio Frantoi nell'arte, ma già una proposta operativa subito per il territorio, per l'imperiese, far nascere un, come possiamo definirlo? Distretto leario. Distretto leario, si ritorna ai fasti del passato? Ma i fasti del passato, soprattutto non bisogna dimenticare i fasti del passato e farli, utilizzarli come punto d'appoggio. Abbiamo tantissimi distretti industriali in giro per l'Italia da cui prendere esempio e noi vogliamo appunto appoggiarci su quello che è stato veramente una storia incredibile, perché è l'unico luogo al mondo che possa raccontare una storia come quella appunto del distretto leario imperiese, che è iniziato dal 1860, possiamo dire con appunto le prime latte olearie eccetera, col 1912 con la prima raffineria della Sairo ha veramente espresso un potenziale che ha raggiunto tutto il mondo, perché veramente i brand di Imperia delle aziende olearie imperiesi, grazie alla fantomatica miscela Riviera e non solo a quella, hanno raggiunto poi le tavole delle statunitensi, delle sudamericani, tutta la parte africana del Sudafrica eccetera, il Giappone e oggi appunto abbiamo la Cina eccetera, per cui sicuramente è un qualcosa che è stato costruito nel passato a Imperia che va valorizzato e che va appunto messo in una cassa di risonanza importante, e ONAO vuole fungere da vettore. Abbiamo già parlato col presidente Pasquale della Camera di Commercio di questo progetto, con il segretario generale Senese, e vogliamo vedere se c'è il potenziale per poter mettere a sistema già tanti luoghi che sul nostro territorio parlano e respirano di olio. Mi riferisco al Museo delle Latte Guatelli, al Museo dell'Olivo, all'Oliveto Sperimentale, a tanti esempi che ci sono sul nostro territorio, e poi tutto quello che è attuale, cioè i frantoi, tutto quello che c'è appunto da Dolceacqua fino a Arnasco, veramente è un territorio che deve
raccontare il suo passato, la sua visione attuale e soprattutto guardare al futuro. Perché l'extravergine diventerebbe anche fenomeno turistico, insomma. Non solo l'extravergine, perché ricordiamoci, il distretto oleario imperiese parlerebbe soprattutto tanto di olio d'oliva, e l'olio d'oliva veramente, non dimentichiamolo, è stato veramente una componente qualitativa importante della famosa miscela Riviera che ha invaso tutto il mondo. Oggi siamo portati a parlare più di extravergini, ma a Onau piace veramente parlare sempre di olio da olive. Quindi in generale tutti gli oli che derivano da olive hanno una loro storia, un loro perché, vanno analizzati, valutati, eccetera, perché ovviamente fare una bella frittura con olio di oliva sarebbe il consiglio che tutti quanti, dai ristoratori, eccetera, dovrebbero seguire. E quindi vogliamo riportare questa visione, e quindi questa protagonista, l'olio d'oliva protagonista di un distretto oleario che va appunto da Ventimiglia fino a Arnasco, perché questo è il territorio che ci siamo dati, e può essere veramente un luogo da far toccare a tutti coloro che arrivino e vogliono fare un tour in bicicletta, vogliono andare a dormire in alcuni luoghi pregevoli del nostro entroterra, e lì andare a toccare con mano quello che è stato e che sarà il mondo olio d'oliva della nostra provincia. Nell'auditorium della Camera di Commercio di Imperia, la Questura ha organizzato un incontro con gli studenti degli istituti superiori per parlare di sicurezza stradale, cyberbullismo e consumo di alcol e sostanze stupefacenti. Oltre al dirigente delle volanti della Questura, è intervenuto il personale delle specialità della Polizia Postale e della Polizia Stradale e anche gli operatori del SERT, il servizio. La Polizia di Stato ha organizzato per oggi un incontro di informazione e sensibilizzazione, ha invitato gli istituti superiori di Imperia, che hanno risposto positivamente. Siamo qua con circa 500 ragazzi e quindi insomma la partecipazione è viva, e noi siamo qua per parlare di quelli che sono i temi più di interesse per loro, e quindi sicurezza stradale, bullismo e cyberbullismo e consumo di sostanze alcoliche che stupefacenti. Cerchiamo di farlo nella maniera più interattiva e coinvolgente. C'è anche l'unità cinofila da Genova che dopo farà una dimostrazione, insomma, di come lavora il cane. E questo incontro, fortemente voluto dal questore, risponde ad una logica e alla nostra convinzione che questi fenomeni richiedono un cambiamento culturale, e quindi ad un'azione repressiva che non è più sufficiente deve affiancarsi un'azione preventiva e di informazione e sensibilizzazione, appunto. Prosegue fino a sabato alla Biblioteca di Imperia la mostra L'altra Shoah, organizzata dall'ANFAS, che ripercorre la tragica storia dell'eutanasia nazista che in nome della purezza della razza coinvolse 300.000 persone con disabilità. Ad illustrarci l'iniziativa è stato il presidente dell'ANFAS di Imperia, Fiorenzo Marino. ANFAS Imperia, in occasione della ricorrenza del 27 gennaio, la giornata della memoria, ha pensato di organizzare questo evento che è formato dalla proiezione di un lungometraggio prodotto da ANFAS Trento, che riassume e riepiloga molto bene quello che è stato lo sterminio da parte dei nazisti delle persone con disabilità in nome della purezza della razza. Questo ha preso il via il 1 settembre del 1939 ed è stato, in un certo senso, una prova generale di quello che è stato poi la vera e propria Shoah nei campi di concentramento. In questi istituti venivano rinchiuse le persone con disabilità, venivano sistematicamente assassinate. E sono state provate in queste case le camere a gas, su di loro si è iniziato ad estirpare gli organi e questo poi è avvenuto successivamente anche nei campi di concentramento. ANFAS ritiene che purtroppo anche oggi, non in queste forme, ma nel nome della comunque purezza della razza, se vogliamo, ci sono anche nazioni che
noi riteniamo evolute, che portano avanti delle politiche abbastanza preoccupanti. Basti pensare che la Danimarca ha varato un programma che entro il 2030 prevede che in quel paese non ci siano più nascite di persone con la sindrome di Down, oppure l'Australia che porta avanti comunque in maniera forse anche un po' non proprio chiara un programma di sterilizzazione delle persone con disabilità, per non parlare dell'Inghilterra dove dove l'ordine dei ginecologi si preoccupa di fare in modo che vengano portati avanti degli aborti di persone che hanno delle malformazioni. Quindi noi come associazione di famiglie siamo preoccupati per questo, perché i segnali non sono per nulla rassicuranti, e questa mostra, questo evento che durerà fino a sabato e potrà essere visto dalle 9 alle 12 del mattino e dalle 15 alle 18 del pomeriggio, può essere un contributo per ricordare a tutti noi che quello che è stato non dovrà mai più ripetersi in nessun modo. Per il festival a Sanremo sono in programma anche numerosi eventi collaterali che vedranno in prima linea anche i commercianti e i locali della Movida. Il progetto, che si estenderà poi fino all'estate, è stato presentato ufficialmente in comune. Vediamo. Nella settimana del 70° Festival della Canzone Italiana, il Comune di Sanremo, insieme ai commercianti di Piazza Bresca e di Piazza Sardi, organizza una serie di eventi volti a omaggiare la musica nelle piazze. Sì, la collaborazione tra il Comune, l'amministrazione e queste due piazze è una cosa straordinaria quest'anno, perché comunque abbiamo costruito sinergicamente un programma artistico che avete visto. Sono contento che dopo anni si possa collaborare non soltanto tra comune e commercianti, ma tra le piazze stesse, che in passato avevano dato segno di qualche litigio, qualche cosa. Oggi abbiamo trovato degli imprenditori commerciali che vogliono continuare a dare lustro a una piazza, alla piazza per eccellenza della Movida sanremese, in un momento topico come quello del festival. Un progetto realizzato in continuità con il calendario degli eventi natalizi. L'anno prossimo dovremo semplicemente copiare e migliorare. Si parte sempre da un punto, per poi tutto è perfettibile. Cercheremo di migliorare anche quelle. Però quella ha dato proprio là a quello che sta capitando oggi, perché hanno visto che prima il Comune ha dato e non ha chiesto, ha dato, e adesso che è il momento di collaborare ho trovato la presenza di questi commercianti, che ringrazio. Il Comune da parte sua si occuperà del suolo pubblico e della SIAE, che non è poco, credetemi, in questo periodo, e loro della parte artistica, e anche questo per loro è un bel aggravio, e per questo il ringraziamento. I commercianti delle due piazze di comune accordo installeranno due stage e tre monitor per permettere a tutti di vivere il festival in piazza. Il primo stage, che si chiama Sanremo Sonora, si svolgerà di fronte alla fontana ottocentesca di Piazza Bresca e ospiterà musica live, con ampio spazio dedicato ad una selezione di artisti nazionali e locali e due fra i DJ più apprezzati dal pubblico sanremese. Il secondo stage in Piazza Sardi punterà invece ad un percorso di esplorazione sonora attraverso la musica di artisti e DJ di calibro nazionale. Diciamo che stiamo lavorando bene io su Piazza Bresca, il mio collega Valerio su Piazza Sardi. L'idea, adesso mi riferisco più alla Piazza Bresca, per cui i commercianti intorno all'obelisco, è quella di poter proporre qualcosa di buono, continuativo durante l'anno, anche perché comunque abbiamo un assessore che ha voglia anche lui di darci, per cui insomma, perché non partire con delle buone iniziative e far crescere la piazza. Purtroppo diciamo che negli anni precedenti c'erano delle vecchi dissapori che non si sono mai riusciti a curare, però in questo momento, vuoi per l'età anche omogenea, vuoi perché sono magari leve diverse rispetto a una volta, stiamo riuscendo a dar qualcosa di più, ecco. Eventi per animare la città per il festival, un cambiamento per la zona della Movida. Siamo cambiati noi, imprenditori della piazza, c'è stato un restyling della piazza con Fra Diavolo, non voglio citarli tutti, ma siamo tutti molto giovani e molto appassionati e con tanta voglia di fare impresa. Quindi penso che si creerà una sinergia nei prossimi anni per portare Piazza Bresca a un gradino successivo.
e cercare di portare turismo. Ci saranno un sacco di eventi collaterali al festival, adesso questo è il punto di partenza. Due palchi diversi, DJ set sotto e live sopra. Questo deve essere il punto di incontro tra le due piazze, ma il punto di inizio per la coesione della piazza totale e per coinvolgere nel futuro anche altri commercianti esterni. Tutti i commercianti d'accordo per la settimana del festival? È difficile andare d'accordo perché siamo tanti imprenditori in piccolo spazio, quindi bisogna avere delle referenze. Sono io per Piazza Bresca Bassa e Piazza Bresca Alta, Raffaele Martino di Nicò. Tra di noi siamo già d'accordo, abbiamo tanti punti di incontro, di interesse uguali, quindi punteremo al futuro. Punteremo a coinvolgere gli altri e portarli verso le nostre idee senza essere i capi o i dittatori. Non vogliamo fare questa parte qua, vogliamo collaborare. Domani alle 18.30 nell'auditorium della Camera di Commercio d'Imperia si terrà l'incontro pubblico a tema sussidiarietà, lavoro, sviluppo sostenibile e piccole e medie imprese. L'evento è organizzato dalle associazioni Polis e Civitas. Dopo il saluto del presidente di Polis, Luigi Sappa, Giorgio Vitadini, docente universitario, illustrerà il rapporto sussidiarietà e piccole e medie imprese per lo sviluppo sostenibile. L'incontro proseguirà con l'intervento del parlamentare europeo Massimiliano Salini. Le conclusioni saranno affidate al sindaco di Imperia, Claudio Scaiola. Ed ora siamo giunti alla consueta rubrica L'angolo di Daniele Lacorte. Daniele ci parla anche di elezioni, leggi e sindacati. L'anno nuovo è appena iniziato e già sembrano siano passati mesi. La campagna elettorale per le regionali in Calabria, ma soprattutto in Emilia-Romagna, ha polarizzato a tal punto l'attenzione dell'opinione pubblica, facendo quasi sembrare che null'altro sia accaduto e che il tempo sia passato inesorabile. Presto, salvo cambiamenti di rotta, dovrebbero arrivare le grosse novità. C'è la legge Fornero da rivedere e cancellare e i sindacati, CGIL in testa, insistono per far sì che il governo dia un segnale forte. Poi ci sono i famosi pagamenti tracciati, bancomat e carte di credito, che si dovranno aggiungere per evitare evasioni all'idea che chi compra dovrà chiedere lo scontrino, perché tra l'altro potrebbe anche essere quello vincitore della lotteria, che ancora devono organizzare. È un tourbillon di notizie che si accavallano mentre la politica pensa anche alle prossime consultazioni di primavera, che vedranno in lizza diverse regioni e soprattutto candidati che aspirano alla presidenza e al consiglio regionale. Anche la Liguria sarà in corsa. Ma focalizziamoci sulle carte di credito che dovranno essere usate al posto dei contanti. Cosa accadrà? Chissà che pasticce quanti potranno avere subito la carta a debito o a credito. Ma già c'è chi si è organizzato, come a Venezia, ed è notizia di una settimana fa. Ballerina di lap dance, tradotto prostitute, hanno deciso di portarsi appresso il POS facendo pagare gli occasionali clienti con carta di credito o bancomat. Bella trovata, sicuramente pagamento tracciabile, ma non solo dal fisco, anche da moglie e fidanzate. Che bella trovata! Ed ora andiamo a vedere insieme com'è la situazione lungo l'autostrada dei Fiori. Tronco A10, Savona 20 miglia, confine di Stato, direzione Italia, tra finale Ligure e Spotorno, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per rifacimento della pavimentazione da ovest viadotto Barelli a ovest viadotto Bassadonna dal 27 al 31 gennaio. Tra Imperia Est e San Bartolomeo, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per manutenzione delle barriere di sicurezza dal 27 al 31 gennaio. Direzione Francia, tra Arma di Taggia e Sanremo, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per il rifacimento della pavimentazione da Galleria San Bartolomeo a Galleria San Lorenzo dal 27 al 31 gennaio.
Tonko a 6, Torino Savona, direzione Savona, traceva il millesimo, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per lavori di rifacimento dell'impalcato del viadotto Mollere Sud fino al 9 aprile. Traceva il millesimo, chiusura della corsia di emergenza e marcia per lavori di adeguamento, barriere di sicurezza, viadotti Chiappa e Onzerini fino al 31 gennaio. Tra millesimo e Altare, chiusura della corsia di emergenza e marcia per lavori di miglioramento sismico del viadotto Tapello Sud fino al 12 marzo. Tra Altare e Savona, chiusura della corsia di sorpasso per lavori di adeguamento e rinforzo del viadotto Castellaro fino al 29 febbraio. Tra Altare e Savona, restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata nord per lavori di rifacimento dell'impalcato viadotto Madonna del Monte fino al 9 aprile. Direzione Torino, tra millesimo e Ceva, chiusura della corsia di emergenza e marcia per lavori di miglioramento sismico del viadotto Valbona-Molinazzo fino al 31 gennaio. Tra millesimo e Ceva, restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata sud per lavori di rifacimento dell'impalcato del viadotto Mollere Sud fino al 9 aprile. Tra Savona e Altare, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per lavori di rifacimento dell'impalcato del viadotto Madonna del Monte fino al 9 aprile. Anche per questa sera è proprio tutto, grazie di essere stati con noi e arrivederci.